Lettura dal Santo Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: «Siate misericordiosi come il Padre vostro è misericordioso. Non giudicate e non sarete giudicati. Non condannate e non sarete condannati. Perdonate e sarete perdonati. Date e vi sarà dato. Una misura buona, pigiata, colma e traboccante vi sarà versata nel grembo, perché con la misura con la quale misurate sarà misurato a voi in cambio». Parola del Signore. La misericordia e il perdono sono grandi qualità di Dio, come ama insistere l'Evangelista San Luca. Questo pezzo evangelico ci chiede un cambiamento radicale di mentalità. Diversamente sarebbe impossibile realizzare gli slogan «Non giudicare, non condannare, perdonare, dare». Ogni giorno ci viene offerta una nuova opportunità per aprire il nostro cuore alla generosità o per chiuderci nella nostra meschinità e intransigenza. Evitando giudizi di condanna, cerchiamo la via della tolleranza reciproca, della comprensione e della riconciliazione sincera con il nostro fratello. La misura che usi la useranno con te. Nello spirito della lettura e del Salmo, San Luca ci offre quello che potremmo chiamare un salto di qualità nella rivelazione di Dio agli uomini. Non si tratta solo di riconoscere umilmente il nostro peccato e di attendere la misericordia di colui che ci ama incondizionatamente. Gesù ci invita a vivere già con la nostra stessa vita la realtà del Regno di Dio. Il Regno di Dio che Gesù ha inaugurato è una nuova realtà manifestata nei cieli aperti che contempliamo nel battesimo del Giordano. Non si tratta di sentirsi interpellati, ma coinvolti nelle ragioni di Dio che le fanno nostre. Sii compassionevoli come il Padre tuo. Non giudicare, non condannare, perdona. Gesù, che ha appena scelto i suoi 12 apostoli, inizia la predicazione del Regno non solo con le parole, ma con segni e testimonianze che rendono presente Dio. Tutta un'immagine della Chiesa che vuole essere sacramento di Cristo e del Regno in mezzo agli uomini, da servire e non da servire. Date e vi sarà dato, perché la misura che usate sarà usata con voi. Non è un compito facile, ma non siamo soli. Come Daniele, rivolgiamoci al Signore, confessiamo umilmente le nostre colpe e mancanze, ma con la gioia del perdono e della misericordia siamo testimoni e portatori di questa speranza per i nostri simili. Signore Dio, che ci hai comandato di mortificare i nostri corpi per guarire le nostre anime, concedici di poter evitare ogni peccato e che la nostra volontà possa essere applicata per adempiere i comandamenti del tuo amore. Per Gesù Cristo nostro Signore. Amen. Carissimi fratelli e sorelle, il Signore vi benedica e vi dia la pace.